una società come Frosinone ha il diritto di sognare, ha il diritto di ambire, ma non ha il dovere di farlo. C'è la sensazione che l'obiettivo sia un dovere. L'obiettivo è un eventuale diritto perché tutti quanti, dal tifoso a voi della stampa, alla società, ai calciatori, all'allenatore, stanno facendo del tutto per regalarsi, tra virgolette, questo diritto, ma non deve mai passare l'idea del dovere perché questa comunque è una piazza che, seppur a livello di collocazione, di importanza, ha scalato posizioni incredibili, assestandosi, secondo me, tra le 25 società più note o più in vista, riferito chiaramente all'ultimo decennio del calcio italiano. Comunque il pensiero va ricollocato e riportato a quelle che sono le nostre potenzialità, che chiaramente, come territorio, che chiaramente vengono moltiplicate poi dalla capacità amministrativa e dalla capacità imprenditoriale di un presidente come Stirpe. Però ecco, il messaggio che credo il presidente abbia voluto che io oggi a voi riportassi è quello di limare le aspettative, prima di tutto perché credo che effettivamente la partita di domenica sia aperta ad ogni possibilità di risultato e che di conseguenza però ogni possibilità di risultato che verrà fuori non preoccuperà assolutamente nulla, considerando che, ma questo è un parere del tutto personale, per tanti motivi io la Spal la vedo quasi avvantaggiata rispetto al Frosinone e al Verona.